Buongiorno, oggi mercoledì 7 agosto siamo agli sgoccioli, diciamo, di questa ondata di caldo, di questa terza ondata di caldo particolarmente intensa, perché le regioni di nord-ovest inizieranno ad essere lambite dalla parte più avanzata di un sistema temporalesco molto intenso che domani porterà temporali anche molto forti sulle regioni del nord-ovest e poi questi temporali nella giornata di venerdì interesseranno buona parte dell'Italia. Questi temporali saranno seguiti da aria piuttosto fresca proveniente dall'Atlantico che farà calare le temperature e che quindi porrà fine a questa ondata di caldo su tutta l'Italia entro questo fine settimana. Andiamo a vedere l'immagine relativa alle ore 8 di questa mattina che ancora ci mostra l'Italia quasi interamente sgombra da nubi con la presenza dell'anticiclone nordafricano. Osservate il fronte temporalesco che si sta avvicinando all'Italia e in particolare mi premeva farvi notare queste macchiette rosse che sono presenti sulla Francia, ebbene qui significa che sono in atto forti grandinate. Il tempo per la giornata odierna ancora vede condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso sulle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori, a parte qualche temporale di calore che nel pomeriggio si potrà formare sulle zone interne del centro e sui rilievi della Calabria. Al nord invece la situazione andrà gradualmente cambiando con un primo aumento della nuvolosità e i primi temporali che interesseranno l'Alto Piemonte, la Valle d'Aosta. In serata qualche temporale si potrà spingere fino al Torinese dal Biellese. Per quanto riguarda le temperature ancora su valori decisamente elevati, con massime tra 32 e 38 gradi, ma con punte ancora di 39-40 gradi sull'Emilia-Romagna, sulle zone interne del centro, sulla Sardegna e sulla Puglia. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro ancora una buona giornata.